commissione anche la Baroni. Sì. Vi ricordate il pomeriggio in cui arrivavano i risultati elettorali di Rivoluzione Civile? Sì. Beh, io quella è stata una fase non completamente chiusa per quanto mi riguarda, in cui ho avuto paura. Cioè, io non me l'aspettavo quei risultati, devo dirlo, avvertivo che c'era una fatica, che c'era una fatica di quella coalizione, l'avvertivo, più passava il tempo più c'era questa fatica ad affermarsi, ma quel risultato non me l'aspettavo. Poi il giorno dopo, due giorni dopo, adesso non ricordo bene, c'è stata la riunione della segreteria, Oliviero Di Liberto ha presentato le dimissioni. Noi le abbiamo presentate tutte assieme a lui e lì è iniziata, ripeto, una paura che non mi è ancora passata del tutto, cioè la paura che questo mio partito potesse non esserci più. Io lo dico proprio come lo direi appunto ai miei compagni, alle compagne e ai compagni della mia vita, insomma. Poi ci sono state le prime riunioni dei comitati centrali, tutti dovevano venire pagandosi tutto, quindi con uno sforzo, visto che noi non siamo un partito di ricchi, fra l'altro, anzi, siamo un'altra cosa, apparteniamo ad una classe. Quindi. E vedevo, ho visto questi comitati centrali pieni di compagni e compagne, con una partecipazione, anche con una rabbia, con passione, con orgoglio, eccetera, e lì ho cominciato... Giovanni, lì ho cominciato un po' a dirmi forse ce la facciamo, forse ce la facciamo. Ora però vi dico questo per dirvi che guardate che non è finita, questo congresso è fondamentale. Non è che sto facendo ricatti morali, vi richiamo, come dire, ad una... Non è consentito non esserne coscienti. Come si esce da questo congresso... È fondamentale e bisogna che lo sappiamo tutte e tutti. Non c'è qualcuno, come dire, che si sbizzarrisce un po' di più. Non è consentito a nessuno fare giochi di questo tipo. Io ho sentito l'intervento di Oreste che mi è piaciuto molto. Lui faceva accenno alla coerenza, alla responsabilità. Coerenza e responsabilità, perché se uno esagera con la responsabilità rischia il cedimento. Ma se la coerenza diventa il più uno, ha sempre ragione pochi fa più due. Cioè, quindi bisogna che fra noi, sapendo che non esiste una comunità in cui tutti, uomini e donne, compagni e compagni, presa una per una, la pensino tutti uguale, perché non è nelle cose, non è nel mondo, non esiste in famiglia, non esiste fra una coppia, non esiste fra madre, padre o figlio. Ognuno di noi la pensa diverso, ognuno di noi ha dentro la testa un percorso, i pericoli che vede, le possibilità, le cose che possono presentarsi, ma ognuno di noi sono le questioni fondamentali che ci tengono uniti, sono la difesa dei lavoratori, dei ceti poveri, della gente che non ce la fa più, di un paese che ormai... sta per essere deindustrializzato, un paese in preda alle privatizzazioni, alle delocalizzazioni. Vi siete spellati le mani con l'intervento dei compagni operai. Guardate che non sono mica testimonianze, mica sono testimonianze quelle. Quella è una condizione concreta di vita e di lavoro che riguarda l'ira di Dio di gente e che è la gente nostra. Quella che noi, uscendo da questo congresso, dobbiamo dire che vogliamo rappresentare, smettendola di farci l'esame del sangue sulla virgola, un punto, sull'aggettivo in un modo, l'aggettivo in un altro, su chi è più a sinistra e chi è più a destra, chi è al centro e chi è di sgambescio. Non ne posso più, non ne posso più. Allora, siccome ho tanti difetti, compagni, voi me li conoscete, sono tanti anni che viviamo appunto in questa comunità da me così amata, che io sento come una famiglia proprio, io non sono d'accordo con gli emendamenti. Così proprio, come dire, invece di girare, uno di...
Sapete perché non sono d'accordo? Non perché non trovi, come dire, delle istanze, delle richieste che sono anche mie. Perché se così fosse, appunto, non saremmo una comunità, saremmo un'altra cosa. Le cose in comune ci sono sempre. Non c'è mai una cosa bianca, una cosa nera fra noi. Se ci mettiamo la volontà, insieme ci troviamo. Ma non sono d'accordo perché negli emendamenti avverto una sorta di accanimento che non mi piace, soprattutto in quello dell'autocritica. Anche perché esistono situazioni territoriali che potrebbero farsi la stessa, identica autocritica. E perché l'autocritica noi ce la siamo fatta. Il gruppo dirigente nazionale non solo se l'è fatta, ma ha preso atto anche di differenze che sapevamo e che non si erano esplicitate fino in fondo. Voi lo sapete, io sono una di quelle che ha creduto alla manifestazione nazionale di Roma, splendida, che ha creduto ai referendum. Sono una convinta, per esempio, che l'unità dei comunisti non si costruisce mica a tavolino, come non si costruisce a tavolino nessuna unità. L'unità si costruisce nelle iniziative, nelle lotte, nelle cose che ci impegnano, nel terreno comune. E qui i comunisti sono tanti, altro che solo Rifondazione Comunista. Sono tanti i comunisti di questo paese, sono le comuniste e i comunisti. E allora la mia ambizione non si frena mica il rapporto con Rifondazione, non si frena mica il rapporto con quell'altro gruppo di sinistra, no, certo, quello è il terreno, il primo terreno che bisogna praticare, ma noi dobbiamo porci un obiettivo più ambizioso, che è quello di ricostruire un partito che non fa gli accordini solo con quello o con quello, ma che diventa la casa dei comunisti e delle comuniste di questo paese, tantissimi che casa non ce l'hanno più da un sacco di tempo. Io non so quanti voi ne conoscete, io ne conosco una caterva che non finiscono mai. Pensate che giorni fa nel mio quartiere, un quartiere di Roma, si è avvicinato un vecchio compagno. Io sono nata praticamente nel PC, avevo 12 anni quando mia madre mi ha depositato in una sezione perché giocassi, fortunatamente non in parrocchia, nella sezione, ma insomma, e sono diventata comunista così, e poi Marx ho letto dopo, molto molto dopo, e li ho accompagnati, un vecchio compagno e sua figlia, a riconsegnare la tessera del PD. Lui è compagno che conoscerò credo da 50 anni. Io avverto un malessere fra questi compagni, una voglia di non vedere la realtà, di non volerla leggere. Stanno tutti con la testa girata dall'altra parte. I compagni del PD, parlo della gente, non sto parlando del gruppo dirigente, per amor di Dio, quello proprio non me ne importa niente poi a me del gruppo dirigente del PD, lo posso dire, non me ne importa niente, mi interessa di tanti compagni che ci sono, questi qui, quelli mi interessano, perché sono la gente mia, e siccome io non sono cattolica, non bisogna avere fede per iscriversi al Partito Comunista, ma bisogna sentire gli stessi ideali, le porte le tengo spalancate a tutti quelli che si sentono comunisti e comuniste. E questi compagni, se ci si parla, io con molti di loro ho una lunga vecchia frequentazione, non abbiamo smesso di litigare, diciamo così, di parlare fra noi. E sono compagni che è come se non volessero vedere, ma non vogliono vedere anche perché non riescono a guardare da un'altra parte. Se un'altra parte si costruisce, si forma, individua le loro aspirazioni, cominciano a vedere com'è davvero la realtà del loro partito. La cecità gli viene dalla mancanza di alternative. Vogliamo diventarla noi questa alternativa? Io sì, io la voglio diventare, però guardate, per diventarla parliamo più di noi e un po' meno del PD, di Rifondazione e di tutti gli altri, perché a me del PD, di Rifondazione, del De Sel,
Non me ne frega niente, non me ne importa niente. Possono diventare un momento, chi lo sa, se è un alleato su quel territorio si può costruire un'altra alleanza, ma che me ne importa a me? Io sono il PDC, punto. Io sono il Partito dei Comunisti Italiani e da questo dato parto, da questa base di partenza. E siccome non voglio... Finisco. E siccome voglio che questo partito viva, cresca e abbia consenso, lasciate dire da una compagna che ha tanti anni di militanza alle spalle, a chi si sbraccia un po' troppo, secondo me, per un emendamento o per l'altro, ascoltiamoci, ascoltatevi. Vi accorgerete che al di là degli emendamenti, delle passioni per quella piccola cosa, c'è un terreno comune che ci fa stare assieme, e quel terreno comune, guai a chi lo rompe, non glielo perdonerebbe mai nessuno. Vi ringrazio, compagni e compagni. Viva il Partito dei Comunisti Italiani!